attività, oggigiorno le chiamano tutti così, dei reparti difensivi. Al 18° apre la goleata Melchiori, pronto a raccogliere un debole rinvio di Cavaliere. Passano altri 6 minuti e la Reggiana raddoppia. Bravo Morello a scattare e spedire dalla parte opposta, Brandani non fa altro che appoggiare. A questo punto Sonetti chiede a Cavaliere di togliere il disturbo, mentre Giordano e Casagrande corrono per tutto il campo, soprattutto per incitare i compagni alla riscossa. Cvetkovic approfitta del momentaneo duetto, tipo belle statuine, di De Vecchi e Facciolo, per dimezzare lo svantaggio. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, quando Zaini chiede al pallone di risalire l'intera area granata. Non si capisce bene se per finta o per sbaglio, tutti lasciano correre a beneficio di Pergolizzi, ultimo della serie e quasi costretto a mettere in gol per il 2-2. Quando Melchiori porta a 3 le reti granata, e come poteva fare diversamente, visto che davanti a lui era rimasto solo Lorieri, Costantino Rozzi abbandonava la panchina e il Mirabello. Sull'Ascoli siamo dunque al 3-2, al 38° minuto, ha segnato Melchiori con un preciso diagonale. Era cominciato davvero male il nostro lavoro ad Ascoli Piceno, dove ci eravamo recati per seguire le reazioni dei tifosi ascolani alla partita di Reggio Emilia, la partita decisiva per la Serie A. Siamo arrivati proprio nel momento in cui la Reggiana stava realizzando la terza rete, la rete del 3-2. Era l'addio alla Serie A in quel momento, dal momento che il Padova stava pareggiando a Lucca. Ma per fortuna non era finita. C'erano da vivere ancora 5 minuti di gioco, 5 minuti drammatici da infarto. I suoi giocatori e forse anche di Amendolia, raggiunto nel finale da una monetina in testa, ma certamente il rigore fischiato per presunto atterramento di Aloisi e la conseguente trasformazione di Casagrande a 5 minuti. Presidente dell'Ascoli, da questo momento abbracci, baci e premi per tutti. Ma gliela farà l'Ascoli? Ma io spero di sì, almeno lo spareggi, speriamo. Meglio la Serie A subito, perché lo spareggi? Io non credo, perché mancano pochi minuti, quindi va bene anche così, se riusciamo a vincere lo spareggi. Lei che pensa? Niente, partire da infarto, ma in Serie A ci andiamo lo stesso. Quindi non abbiamo finali molti in contemporanea, ma cerchiamo. Lei? Speriamo che andiamo in Serie A, basta. Ma mi interessa più il 13 o l'Ascoli in Serie A oggi? Il 13 non mi interessa. L'importante è che andiamo in Serie A. Tanto ci andiamo, anche se. No, ci andiamo. Padova ha un soffio dal 90°, proprio con Simonetta sulla splendida azione lucchese, Compace protagonista. Con Lucchese Padova, Carleto Longhi dice addio all'arbitraggio. Soltanto 10 minuti dopo il fischio finale di Amendolia, arbitro non sempre lucido di questa dura partita tra Reggiana e Ascoli, alla notizia via radio della sconfitta del Padova è potuta scoppiare la gioia dell'Ascoli per il pronto ritorno in Serie A. Di Sonetti, un commento a caldo, caldissimo. Beh, è una gioia immensa, una partita drammatica, perché praticamente in questi 90 minuti si sono giocate 2 partite, quella qua e quella a Lucca anche, ed è stata una cosa, ed è una cosa stupenda, penso per tutti quanti noi che abbiamo sofferto in una maniera incredibile. Io credo che sia la più bella gioia della mia vita di allenatore, perché è stata sofferta. Time after time I've done my sentence, but committed no crime.
and bad mistakes. I've made a few. Thank you.
Seria! Io la trovo vaffanculo, come ti sembra? Ma c'è l'ancona stasera, dai! Che dramma, ragazzi! Sto metto a mangiare! Questa madonna! Serie A! 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 Signora Bello, un bacio! Bella signora! Serie A! Serie A! Serie A! Serie A, porca madonna! Questi se la sogna la Serie A! La madonna! Per quei figli di puntini puntini, che sono dei bastardi, sono invidiosi dell'Ascoli Calcio, invidiosi. Per una volta anche la fortuna ci ha un po' aiutato. Esatto, esatto. Perché lo meritavamo. Forza Picchio, forza Picchio. Un pensiero anche a Sonetti, nonostante tutte le incomprensioni che ci sono state, si è dimostrato un tecnico. Forse ha i meriti, ha i meriti. Ha i meriti, anche se tanti l'hanno contestato. Come festeggerete questa sera? Andremo a bere, diciamo, vediamo. Ecco, però non esagerate. No, no, no. Se avete trovato rimorchi! Bianco neri, torneremo là. La, 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 la. Grazie Rozzi, grazie Presidente, sei il grande.
grande, troppo sei grande. Sei mitico. Una parola. Niente, abbiamo vinto. Siamo contenti. Allora ragazzi, vi state divertendo? State abbastanza, anzi abbastanza, siamo proprio contenti, guarda. Non ce l'aspettavamo, ma comunque è andata bene. Quindi un po' di fortuna ci ha aiutato. La fortuna ce l'avevo sempre. Comunque, speriamo di prepararci bene per l'anno prossimo. E di fare un buon campionato di Serie A. Buon campionato di Serie A, ma prima, ma prima bisogna organizzarsi meglio. Cioè come? Trovare gli elementi adatti per la nostra, per la categoria. Provare i giovani adatti, non come quest'anno, modestia a parte. Per non soffrire troppo. Non soffrire troppo. Grazie. Grazie. Allora ragazzi, come va? Benissimo. Siete contenti? Grandi. A chi dedicate questa vittoria, questa promozione? Tutti gli ascolani. A tutta Ascoli. Tutta Ascoli. La 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 la. Abbiamo fatta! Dopo 9 mesi, porco cane! Forza Ascoli! Ciao. Siamo troppo forti, è stata una Serie A troppo sofferta e ce lo siamo troppo meritata questa vittoria. Una vittoria essenziale per tutti gli sportivi ascolani. E siamo troppo forti! La Serie A! Tu hai fatto l'abbonamento quest'anno? No, ancora non lo devo fare. Cioè quest'anno passato, quest'anno futuro lo farai? Sì, certamente. Se rimanevamo in Serie B lo facevi? Ma che dici? Mai lo farò. Se va in Serie B, se rimaneva in Serie B. Allora ci vuole la Serie A. Sì, certo Serie che ce la vuole. Ciao. Ciao. Ciao mamma. Evviva l'Ascoli! Voi non mi riconosci a me, no? Chi so io? Sono contentissimo, certo che sono contentissimo, era ora. Abbiamo sofferto un anno, però non ci siamo andati in Serie A. Sempre, mica mi ha riconosciuto. Io sono il vicepresidente dell'Ascoli, dillo pure. Ciao! Ferme tu, stai ferme! Peccolauti, sta partita è sempre vinta, è sempre dolce, sei masculato, è sempre forte, e questo è l'importante, e noi in Serie A e vengiamo lo scudetto, e per l'Angola, e l'Angola si piglia sto cazzo, bellona, perché ne è voluto l'ore, ne è voluto l'ore, e sempre dolce, sempre dolce, sei masculato. Voglio ancora dargli il culo, è una merda. Città sono merita, perché saranno bravi forza Ascoli, forza Ascoli, siamo tuoi, siamo esultate, sta gente tutte fuori, e tutte le fuori, mentre stanno a scuola, guarda molto all'asta, sti infami, bisogna esultare, forza Piccio, bisogna esultare, che siamo tuoi, siamo tuoi, siamo fuori, Serie A, Serie A, in mezzo a Cumina, Caiuve, no con Barletta, oh, ma chi è? Chi preferite? Dove l'hai trovata questa maglietta? L'ho comprata. Dove? Ancona. In Ancona? No, io non ci sono andato a Ancona, però sempre a scuola non rimango. Yeah!
stare in Serie A è stato molto criticato, nonostante tutto ce l'abbiamo fatto ugualmente. Speriamo di un altro anno di fare una grossa squadra per restare in Serie A, insomma. Questa è la cosa più bella che si può dire, insomma, ecco. Ecco, quindi sarà importante fare una campagna acquisti ponderata. Sì, speriamo che non ci siano gli errori di due anni fa, speriamo che gli acquisti siano abbastanza buoni, perché ci vuole gente grintosa per restare in Serie A. Io spero che sia questo appunto il programma che Costantino Rozzi, sperando sempre che acquisti un direttore sportivo e fare una cosa del genere. Quindi magari scegliere con oculatezza quelle persone che danno il cuore giocando, non magari grossi campioni in tramonto che poi alla fin fine non servono al nostro... Sì, in effetti è così, perché se prendiamo magari grossi campioni che ormai hanno dato tutto, è inutile cercare quella gente lì. Bisogna cercare giovani anche in Serie C, giovani che ci possano dare veramente tutto in mezzo al campo. Allora, i primi ragazzi tifosi che sono tornati da Reggio. Allora, com'è stata la partita? Allora, è bellissima, io devo dire solo una cosa, sono contento per la Samba che è andata in C1, sono anche contento per l'Ancona che ha vinto il derby, noi purtroppo siamo limitati ad andare in Serie A, soltanto questo, una cosa, il minimo indispensabile abbiamo fatto. Versiamo le lacrime. No, assolutamente, comunque ecco. Un coro per ringraziare i giocatori e per incitarli per il prossimo anno? No, niente coro. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi, hanno fatto il massimo, grandissimi. 11 leoni. Sono stati veramente 11 leoni. Grazie. Solo perché in 4 minuti ci sono state le emozioni troppo belle. Avete lottato insieme ai giocatori? Incredibile. Sì, noi più di loro comunque. E io per radio ho ascoltato e il cronista diceva che non avete mai smesso di urlare. È vero, poi c'era un gran caldo, comunque è importante essere andare in Serie A. Il viaggio tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, com'è andata oggi? Tutto bene, benissimo. Siete stati male su? No, benissimo. Avete sofferto? Molto, molto, fino alla fine. Però alla fine la soddisfazione è arrivata. Bellissima, guarda, troppo. Più ha sofferto, più è bella, più ha sofferto, certo. Più è stata bella. Allora, c'è stata lottata fino alla fine. C'è stata qualche pietra per strada? Certo, la grotta a mare. È successo qualcosa, è incidentato qualche vetro, ha rotto qualche vetro. Nessuno si è fatto male? No, niente. Allora, va bene. Siamo forti!
un solo grido, forza Ancona, allora te lo sogna la Serie A, la Serie A, allora sono troppo grandi, allora c'è stato anche un po' di fortuna che ci ha aiutato, non ci voleva, però ci voleva, ci voleva, ci voleva fortuna durante la parte del pallone. L'Ancona sta a guardare. Sono di Napoli e fascitivo Velascoli! Bravo, allora, bravo. Allora ragazzi, un ringraziamento a questi giocatori che hanno lottato per la fine e ci hanno dato questa gioia. Cosa vogliamo dire? Un ringraziamento a tutti, penso che ci hanno dato questa soddisfazione grande. Grazie. Seme forte, autoritaggio! Autoritaggio lo dico! Seme forte! Serie A, Serie A, Serie A! Serie A, Serie A, Serie A! Serie A, Serie A, Serie A! 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 Chi non tratta il gol da noi? Oh, qua! Al contrario, al contrario! E c'era! Forza Picchio! Forza Picchio! Serie A! Forza Picchio, forza Picchio, Forza Picchio, Forza Picchio, Serie A, no, le avversità dei pescialori che ci hanno tirato le pietre, gli anconetani, stiamo in Serie A, se la vogliono vedere devono venire in Ascoli. Allora ragazzi, siete stati a Reggio? No, ancora no. Allora, dove siete stati? Siamo a vedere il festival bar. Ma festeggiate stasera? Sì, sempre. Allora, ragazzi, è stato qualcosa di eccezionale. Che vitamina ci vuole per Ascoli? È una cosa stupenda, guarda, come una coppia dei campioni. È stata una partita a cardiopalma. Abbiamo dominato a Reggio. Ci stava tutti Ascolani a Reggio, una cosa particolare. Io voglio sapere una cosa, che vitamina ci vuole per Ascoli? L'Ascoli, che vitamina ci vuole? La vitamina A. Allora, avete preparato l'accoglienza? Avete preparato l'accoglienza? Quello che possiamo fare, cose improvvisate, qualche bandiera, qualche sciarpa, qualche specione, tutto qua. Maurizio! Com'è andata? Benissimo! Serie A! Ciao! Ciao! Dai, fai che sono passato incidente! Andiamo, alzare! Passalo! Dai! Canala! Serie A! Parla! E che ce ne passa in macchina? Lascialo qua! Oh!
siamo forti, la serie è nostra. Forza Picchia! La forza Picchia! Alla grande, bro. Serie A, eccola qua, Serie A, Serie A. È un altro anno? È un altro anno, vinciamo lo scudetto, ma che c'è prima? Troppo bello! Aspetta, bravo. Ciao, che siamo fatta? Angona merda! Dispettosi, porca madonna! Sono grande Ascoli! Siamo grandi! Grandissimi, grandissimi! Grandi. Abbiamo dominato! Tutti ancora in B! Abbiamo dominato! Oh, un solo grido, un solo allarme, ancora insieme, ancora insieme! Un solo grido, un solo allarme, ancora insieme, ancora insieme! Presidente! Presidente! Mario! Mario, dai! Vieni! Mario, fatti intervistare! Vieni qua, Mario! La serie a confronto di noi non è nessuna! Chi lo tratta con il danno, 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 ancora nel culo bastardo Pesciarone, la Pesciarone, ancora lo canta più, ancora lo canta più, cambia canale, ancora cambia canale, cambia canale, ancora cambia canale, cambia canale, ancora cambia canale. Facciamo lo scudetto, sarò in molti a dirlo, ma è vero. UEFA minimo, penso minimo sì. Coppa UEFA. Coppa UEFA. Portaci le robe. Ai due. Portaci, stasera. Portaci. La cosa è sicura, che in Europa non ci si porta sonetti. Portaci, abbiamo allenato, segniamo che è disposto. Portaci l'Europa, sta qua. Europa. A posto. Perché siete accanitissimi col tifo. Benissimo, un tifo infernale, da Serie A. Bravo! I ragazzi si sono comportati magnificamente, correttamente. Bravo, è stata una grandissima trasferta. Anche perché avete sostenuto la squadra fino alla fine. Esatto, sul 3-2 cioè, ce la siamo vista un momento brutto, però dopo il 3 pari sul rigore è stata grande. È un po' di fortuna che non guarda. È un po' di fortuna perché il Padova anche fino adesso è stato sempre fortunato. E la fortuna è dalla parte nostra adesso. E un applauso a tutti i ragazzi. Ragazzi, è meglio là che il Festival Bar.
Allora, che vitamina ci vuole per la città di Ascoli? La vitamina A, senza dubbio. E oggi l'abbiamo presa. Sì, sì. Per fortuna, però l'abbiamo presa. Senti, tu sei stato su Reggio? Sì, siamo stati a Reggio. Tutti quanti a Reggio. Eravamo parecchi. A seguito. Il Mirabello era bianco-nero. Avete sofferto molto? Sì, parecchio, parecchio. Però alla fine. Abbiamo il cuore d'oro proprio. La soddisfazione è stata ripagata. Sì, sì, parecchio. È stato allora, stupendo. Cosa, sono stato meglio oggi a Mirabello che ieri al Festival Bar, solo questo ti voglio dire. Vogliamo dire allora, questi al Festival Bar abbiamo fatto una cosa tremenda, che abbiamo tifato pure qua, mezza piazza era piena di bandiere e di sciarpe, cioè il tifo che c'è stato qua l'abbiamo fatto sentire a tutta Italia. Curva la gente piangeva. Stavano a Reggio. Allora, cosa vogliamo dire a questi ragazzi che ci hanno regalato l'emozione di là ancora una volta? Adesso voglio dire una cosa a Rozzi, teniamoci la Serie A stretta, non ci andiamo più in Serie B, è brutta. Basta, facciamo una bella squadra e stiamo salvi in Serie A. La vita, il giocatore del tifo. Basta, la vita Ghezio. Io sono contento di quello che è successo e mi dispiace di quello che è successo realmente. Adesso in questo momento sono molto felice vedendo questi ascolani che sono qui in questa stazione, tutti quanti presenti e più che mai soddisfatti delle loro prestazioni, perché dopo il 2-0, dopo il 2-pari, dopo il rigore c'era il palo che hanno fatto, una cosa eccezionale. Io pianto, io essendo un cantautore, io pianto vedendo, perché sono ascolano, io pianto. My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few.